La pace dei santi sia con voi. Sabato 23 maggio 2015 celebriamo il nono giorno della Santa Novena di Pentecoste. Il 23 maggio la Chiesa celebra la memoria di San Desiderio di Langres, vescovo e martire. La sua esistenza nel secolo IV è garantita da Sant'Atanasio, che lo indica come partecipante del Concilio di Sardica, oggi Sofia, nel 343. Il nome di Desiderio compare anche negli atti dello pseudo Concilio di Colonia del 346. San Desiderio, che occupa il terzo posto nella lista dei vescovi di Langres in Francia, sembra fosse originario dei dintorni di Genova. Varnacario, chierico di Langres, scrisse un racconto del suo martirio, dove spiega che Desiderio sarebbe stato decapitato durante un'invasione dei Vandali. Dopo la decapitazione, il vescovo San Desiderio raccolse la sua testa e rientrò in città attraverso una fenditura della roccia che si era aperta per farlo passare. Questa apertura viene mostrata ancora oggi ai visitatori. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Desiderio ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. E ancora in questo mese di maggio andiamo a conoscere un altro dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, Letare, Alleluia. Dal Santuario della Madonna del Ghisallo in provincia di Como a Magreglio vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria quale madre d'immagine della Chiesa, espressione che va compresa bene perché la Chiesa è generata solo da Gesù Cristo, dalla sua morte e risurrezione e dall'effusione dello Spirito Santo Paraclito. Il 21 novembre 1964, alla chiusura della terza sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, il Beato Paolo VI, durante la solenne concelebrazione eucaristica, proclamò Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori, che la chiamano Madre Amorosissima, e stabilì che con tale titolo soavissimo, d'ora innanzi, la Vergine venisse ancor più onorata ed invocata da tutto il popolo cristiano. Da allora, numerose chiese particolari e famiglie religiose hanno cominciato a venerare la Madonna con il titolo di Madre della Chiesa. Nel 1974, poi, nel promuovere le celebrazioni mariane dell'Anno Santo della Riconciliazione, celebrato nel 1975, fu composta un'eucologia che poco tempo dopo, nella seconda edizione tipica del Messale Romano, fu inserita fra le celebrazioni eucaristiche votive della Beata Vergine Maria. Sotto il nuovo titolo di Madre della Chiesa si prendono in considerazione i molteplici legami con i quali il popolo cristiano è congiunto alla Vergine Maria, ma innanzitutto si celebra la funzione materna che secondo il beneplacito di Dio Maria Santissima adempie nella Chiesa e per la Chiesa. I testi eucologici contemplano soprattutto quattro momenti della storia della salvezza: l'incarnazione del Verbo, nella quale la Beata Vergine accolse nel cuore immacolato il Figlio di Dio, meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. La passione di Cristo, il Figlio unigenito di Dio, morente sulla Santa Croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. L'effusione dello Spirito Santo, il giorno di Pentecoste, nel quale la Madre del Signore, immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli. L'assunzione della Vergine, Maria Santissima
assunta la gloria del cielo in anima e corpo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore risorto. A Maria, Madre della Chiesa, affidiamo Papa Francesco, il Papa Emerito Benedetto XVI, tutti i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose e tutto il popolo cristiano, perché siano sempre membra vive del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa.